Buongiorno mamme, buongiorno papà e buongiorno anche ai bimbi. Sono Patrizia, un'educatrice dell'asilo nido Maria Pia di Savoia e oggi vi voglio proporre un'attività per i vostri bambini, un'attività che vi vede coinvolti entrambi. Naturalmente utilizzeremo sempre materiale reperibile in casa, oggetti di uso comune per i nostri bambini che i bambini conoscono bene. Creeremo il gioco del memo. Il gioco del memo consiste nell'associare forme uguali. È un gioco che stimola la loro capacità di concentrazione, la loro memoria, la loro capacità di associare e riconoscere colori e forme. I bambini al nido spesso giocano in questo modo, utilizzando magari oggetti che possono reperire in giardino. Foglie, ghiande, coccinelle e quant'altro, materiali naturali. In questo caso utilizzeremo anche, questa volta, oggetti che possono trovare a casa e che loro perfettamente conoscono. Allora, io ho preso un pettine, una molletta, uno spazzolino da denti, una matita, un cucchiaino, una chiave, la pasta a forma di farfalla, un bottone, in questo caso è trasparente, ma se lo avete colorato meglio ancora, e poi avevo la sagoma di un pesciolino. Allora, cosa bisogna fare? Prendiamo l'oggetto e disegniamo la sagoma dell'oggetto stesso, così. Lo andiamo a definire bene, il più possibile simile, magari poi lo coloriamo pure dello stesso colore dell'oggetto stesso. Lo stesso andremo a fare con lo spazzolino, con il cucchiaino, con la matita e con qualsiasi altro oggetto trovate. Potrebbe essere anche una costruzione dei vostri bambini. Il lavoro finale è questo. In che cosa consisterà il gioco che dovranno fare i vostri bambini? Consisterà nell'andare ad associare l'oggetto con la figura disegnata nel foglio. Il pettine con il pettine, lo dovranno riconoscere e denominare, il cucchiaino, la matita, lo spazzolino, la pasta, la chiave, il pesciolino, il bottone, e così con qualsiasi altro oggetto. È un gioco divertente che possono ripetere più volte, quindi vi invito a giocare con i vostri bambini, a divertirvi e ricordate, andrà tutto bene e presto ci ritroveremo al nido a giocare ancora insieme. Ciao!